Ciao amici e bentornati ad una nuova puntata di Signora Mia. Il tema che affronteremo oggi ci riguarda un po' tutti ed è un tema abbastanza spinoso perché va a toccare le nostre tasche. Parleremo di soldi, che non sono quelli del Monopoli, ma sono quelli veri che noi guadagniamo. Io non sono sicuramente la persona più indicata per parlarne perché ho le mani piuttosto bucate e quindi oggi c'è Michela Calculli. Ciao a tutti! Michela è una blogger e una copywriter che si occupa principalmente di economia, finanza e fisco. Il primo argomento del quale parliamo è un argomento che agli italiani spaventa molto e sono le tasse. In particolar modo parleremo di flat tax. La flat tax è stata introdotta dal governo giallo-verde nel 2019, però questa flat tax in questo momento pare che nel 2020 non esisterà più. Com'era e che cosa diventerà nel 2020? La flat tax per le partite IVA è un regime agevolato IVA per chi ha compensi fatturato entro i 65.000 euro, c'è una imposta sostitutiva dell'IRPEF del 15%. Cosa succede? Succede che la flat tax riguarda i forfettari, i cosiddetti soggetti che determinano il loro reddito da tassare a forfè, quindi si contano i ricavi e poi su quei ricavi si decide che una percentuale è il reddito e su quel reddito si va a calcolare la flat tax. Significa che i forfettari non avevano contabilità dei loro costi, cioè semplicemente si calcolava una percentuale del fatturato e quello diventava reddito. Il cambio è proprio qui, nella bozza di legge di bilancio e decreto fiscale collegato che il governo ha trasmesso all'Unione Europea e che andrà discussa entro la fine dell'anno, perché la legge di bilancio va approvata assolutamente entro il 31 dicembre, il regime forfettario e non proprio la flat tax sparisce. Si ritorna ai minimi. Questa flat tax garantiva ai liberi professionisti che quindi avevano un introito fino a 65.000 euro una maggiore leggerezza anche dal punto di vista della gestione economica, cioè non erano obbligati ad emettere IVA, la fatturazione elettronica no, che è comunque un bel vantaggio per chi ha un reddito fino a 65.000 euro, perché anche banalmente di commercialista spendi molto meno. Sì. E quanto risparmiavi a livello di tasse rispetto ad un regime normale? Lì dipendeva dalla singola persona, tanto se i tuoi costi erano bassissimi e quindi tu calcolavi a forfè il reddito e non ci perdevi niente, risparmiavi un po' meno se avevi altissimi costi e quindi passando da un regime all'altro magari ci andavi a perdere perché avevi delle enormi deduzioni e detrazioni, quindi dipende, è proprio la risposta da consulente, mi spiace. Molto conveniente per chi fa delle attività tipo la mia di blogger che non ha enormi costi di produzione, diciamo, e adesso le cose cambiano. Quindi viene reintrodotta l'obbligo di conservare le fatture di acquisto, di avere un registro degli acquisti, oppure cambiano degli obblighi di introduzione nel regime, quindi se compri più di 20.000 euro di strumentazione e paghi più di 20.000 euro i collaboratori, allora sei obbligato alla fatturazione elettronica, se fai fatturazione elettronica quei limiti cadono. Cioè in questo momento la situazione è fluida, quello che è abbastanza sicuro è che la flat tax come la conosciamo oggi e come la stiamo applicando nel 2019 non sarà più la stessa nel 2020, quindi cambia. Resterà una tassa globale del 15% da pagare o verrà cambiato anche questo per chi ha redditi entro 65.000 euro? Dovrebbe rimanere al 15%, quello che perdiamo è la flat tax aggiuntiva che doveva partire nel 2020 al 20% per chi andava tra i 65.000 e i 100.000, quella è stata abrogata prima di nascere. Faccio un po' l'avvocato del diavolo, sentendo anche un po' i commenti dei colleghi, dei freelance che magari hanno potuto godere di questa flat tax, se passando da 65.000, quindi oltrepassando quella soglia, questa garanzia del 15%, mi viene da pensare che forse a 64.998 euro mi cade la penna e io non fatturo più, perché non è più conveniente per me fatturare. E non è un po' un disincentivo all'economia questo? Il rischio è questo, infatti chi è polemico con l'applicazione della flat tax chiede una revisione generale dell'IRPEF e dell'imposizione sulle partite IVA, proprio perché in effetti il regime forfettario, la flat tax, disincentivano la crescita in un certo senso. Ci sono delle pratiche che comunque
stoppano la crescita, perché ci sono degli stop and go, e sicuramente la persona che applica questo regime non diventa mai grande, resta nel suo piccolo. Sembra proprio che in Italia ci sia un accanimento verso tutta una categoria di lavoratori indipendenti che, insomma, non vengono mai presi in considerazione, vengono tassati moltissimo rispetto agli altri paesi europei. Si parte dal presupposto che le partite IVA esistano per eludere in qualche modo, quindi per eludere il lavoro dipendente in alcuni casi, per suddividere il fatturato tra parenti aprendo partite IVA fittizie, quindi si parte dal presupposto che siamo un po' dei cialtroni, quindi veniamo considerati a prescindere dei cialtroni, e quindi succede che penalizzati ci sono su qualsiasi... E invece sì. mi sembra proprio che sia controsenso quasi sociale, visto il numero di lavori fluidi che esistono e che diventano sempre di più col mercato del lavoro attuale. E lì la questione si complica, perché appunto c'è anche un mercato del lavoro che si sta evolvendo, invece si ragiona ancora in termini di partite IVA vecchio stampo, e il governo, la politica fa fatica a star dietro ai cambiamenti in atto. Bene, ma parliamo di argomenti un pochino più solari, come per esempio come gestire le nostre finanze e magari arrivare ad avere anche un tesoretto. Intanto si fa un monitoraggio, bisogna essere consapevoli non solo di quello che entra, ma di come esce in termini di soldi. Dovremmo abituarci a segnare e categorizzare le spese. In questo modo è possibile fare dei consuntivi e capire dove si annidano magari delle sacche di spreco da riallocare in progetti un po' produttivi o soddisfacenti. Dico sempre, le donne un tempo non lavoravano e facevano i CFO della famiglia. Mio nonno portava i soldi a casa e mia nonna ne faceva triplicare, proprio perché dobbiamo recuperare una consapevolezza di dove vanno a finire i soldi e in che modo recuperare gli sprechi e riallocarli semplicemente. Quindi bisogna essere molto ordinati, per esempio avere, non so, un diario dove ce le segniamo. Io sono molto per la parte tech, quindi molto meglio fai l'Excel o fogli Drive che puoi aprire da mobile, dal cellulare. Io ne ho uno che gestisco con mio marito. Tutto segnate. Tutto. Che bravi, ragazzi. Anche l'euro del caffè. Ma che bravi. Di stamattina. Abbiamo tre barattoli in mano. A che cosa servono? Servono a dividere gli importi che incassiamo, il nostro reddito più che gli importi che incassiamo. E li ho divisi per un freelance in tasse. Vedo che deve essere un accantonamento. Vedo ricco, che è quello molto pieno, molto pieno, pienissimo. Pienissimo, lo metto così che si vede meglio. Poi le spese di gestione dell'attività. Questo barattolo che io tengo amabilmente in mano con molta gioia è il barattolo che ci permette di fare qualcosa che ci piace, le vacanze. Sì. E quindi diciamo questo analogico, poi lo mettiamo in digitale utilizzando appunto o dei fogli Excel, dei fogli Drive. Ma quanti conti in banca bisogna avere? Ne basta uno? Ne servono due? Vale la pena? Per quanto riguarda i conti correnti, se siamo lavoratori dipendenti, uno può essere sufficiente, addirittura un cointestato. Se invece parliamo di lavoratori autonomi, dovrebbe entrare in vigore l'obbligo di avere un conto professionale, e comunque io consiglio fin da subito di avere un conto professionale dove far confluire il fatturato e dal quale far uscire poi i fondi per le spese, non so, l'affitto dell'ufficio, quindi separare le due cose. Credo che non sia, cioè sia molto giusto, ma non sia affatto facile per qualcuno all'inizio, perché devi veramente avere una forma mentis estremamente organizzata. Perché è il destino dei liberi professionisti che lavorano da soli, devono ricoprire tanti ruoli, l'amministrazione, la finanza, il marketing, la comunicazione. Secondo me è proprio una questione in questo caso di allenamento. Questo allenamento, soprattutto sul vaso delle tasse, è importante anche per formare i propri prezzi, perché si impara a ragionare sul netto, che è una cosa che manca spesso anche a noi liberi professionisti, perché siamo italiani e quindi anche se siamo freelance, liberi professionisti ragioniamo da dipendenti, ragioniamo su quello che entra. Dall'altra parte non è assolutamente facile far capire ai clienti che in realtà di quel preventivo che tu stai facendo prenderai la metà. Siamo più noi fornitori che facciamo fatica, perché loro pagano i dipendenti e sanno che per quel dipendente per 1000 euro di stipendio deve versarne 2000 tra stipendio e ritenute. È più proprio un blocco nostro
a chiedere. Allora, con questo oggetto, questo smartphone, che è praticamente un'estensione ormai della nostra vita e della nostra mano, possiamo sicuramente gestire le nostre finanze. Ci sono delle app che consigli? Soprattutto per chi all'inizio della gestione delle proprie finanze, consiglio due app italiane che sono Satispay e Oval. Satispay nasce da un'idea di micropagamento negli esercizi commerciali e su questo poi sviluppa la sua struttura, che consente anche di fare quei barattoli, quei salvadanai di cui abbiamo parlato prima. Oval invece nasce dall'idea di micro investimento e quindi della possibilità di investire i propri soldi partendo da un minimo basso, quindi consentire a tutti di investire i propri soldi, e anche in questo caso con degli automatismi che si possono impostare è possibile suddividere i propri soldi e gestirli in maniera ragionata. In conclusione di quello che ci siamo detti, che consigli ci daresti per, diciamo, migliorare anche un po' la nostra vita lavorativa e arrivare ad avere il giusto guadagno dopo tanto sforzo, perché comunque si lavora tantissimo? Per riuscire a guadagnare il giusto, a dare il giusto valore al proprio lavoro, il sistema degli accantonamenti, già solo quello degli accantonamenti per le imposte, per le tasse, ci aiuta indirettamente a valorizzare di più quello che andiamo a chiedere al cliente, perché iniziamo a ragionare in termini di netto e non di lordo. Da un certo punto di vista uno ha sempre paura di chiedere troppo, poi è una problematica anche molto femminile legata al darsi un valore economico che culturalmente, almeno in Italia, è ancora fatichiamo a chiedere, molto forte, fatichiamo a darci un valore, sì. E quindi chiaramente a trasmetterlo poi attraverso un preventivo. Però qui si apre un mondo, magari ne parleremo approfonditamente più avanti. Intanto grazie mille di essere stati con noi, grazie Michela. Grazie a te. Se vi è piaciuto questo video, mettete un like e come sempre condividetelo.